Sì, un saluto a tutti, volevo fare un breve video. Allora, insieme a un pacchettino che avevo ordinato qualche tempo fa, mi è arrivato anche un'altra cosa che avevo messo nel pacchetto, ovvero questo qui. Voi mi direte, che cos'è questo ciaffettino? Beh, questo ciaffettino qui si chiama EatSync ed ha la funzione di dissipatore di calore, diciamo, da mettere alla base proprio degli atomizzatori. Pensavo, siccome che la Joytech VTC Mini ha il difetto, diciamo, conosciuto anche un po' da tutti, del pin ballerino, questo qui potrebbe fare proprio al caso nostro per risolvere il problema. Costa un paio d'euro, cioè proprio una miseria. Questo qui lo andiamo ad avvitare sopra la box, bello stretto, e il pin non balla più. Questo qui c'ha anche un'altra funzione, cioè adesso io non so voi, ma a me piace un bel po' il Goblin Mini, che tra l'altro ho imparato a rigenerare grazie a un video di Matteo Soriano, lo volevo salutare e ringraziare. Il Goblin Mini cosa c'ha? Io a me, da quando c'è, cioè, io ho imparato tramite il video del famoso coatto dello svapo, ho imparato a rigenerarlo. Beh, non mi ha mai pisciato una volta, rigenerazione perfetta, ok. Però cosa tende a fare? Avendo l'aria da sotto, diciamo che tende a creare comunque un minimo di condensa. Sto minimo di condensa, se vi va dentro la box, potrebbe mandarvi a farsi benedire il circuito, diciamo, no? Se ci va il liquido dentro. Beh, con questo affarino qua evitate anche quest'altro problema. In pratica, tanto se vi si fa la condensa, vi si fa su questa base qua e non vi arriverà mai dentro il circuito. Quindi, doppia funzione, anzi tripla funzione, il pin non balla più. Se si crea la condensa non vi va nel circuito e comunque dissipa anche il calore, cioè adesso sulla EVPTC ne avremo poco di calore da dissipare. Comunque con 2 euro vi passa la paura e non avete più il pin ballerino. Costa circa 2 euro, io penso che ne vale veramente la pena, anche esteticamente non è male. Poi esistono di sto colore qua, dorati, neri, rossi, colore luminarizzato, diciamo, tutti disponibili in tutte le colorazioni, si trovano un po' dappertutto, basta conoscere il termine specifico e si trova un po' dappertutto. Si chiamano EatSync, ragazzi, vi saluto e al prossimo video. Spero di esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!